Negli ultimi mese e mezzo neanche ho cominciato a perdere i capelli, ma in quantità eccessiva. Sempre questo senso di affaticamento, se parlo più velocemente vado in affanno. A parte l'affaticamento e i dolori che avevi, sono poi sopraggiunte circa dopo un mese i primi dolori fortissimi all'articolazione. Negli ultimi mese e mezzo neanche ho cominciato a perdere i capelli, ma in quantità eccessiva. Cioè, se io faccio così, me li trovo in mano a ciocche, soprattutto la mattina proprio tanti. Sempre questo senso di affaticamento, se parlo più velocemente vado in affanno. Io stavo tanto bene, ero perfetta. E ho avuto una menopausa improvvisa. Come ho avuto le crisi ipertensive, non ho avuto più all'improvviso ciclo. Mai avuto cenni di menopausa, niente, ero proprio perfetta. Adesso ho tutti i sintomi che poi ho scoperto che abbiamo tutti quanti, tutti, soprattutto quelli che hanno preso il primo ceppo. Tutto dolciastro. Manco salato perché faccio difficoltà a sentire il sale, ma questo sapore di sapone che hai, di detersivo, di... non lo so. Le persone si allontanano ancora. Addirittura mi aspettano al piano sotto che io salgo per poi risalire. Mi sono successi due episodi che veramente sono inammissibili, cioè veramente da appestata. Quell'istinto di dire ciao Stefania e ti sino subito la mascherina è brutto. È brutto perché fa male. Fa male perché non hai più la vita di prima. Non ce l'hai più. E gli puoi dare torto a queste persone? Io non glielo do torto. Io ci sto male, però non gli posso dar torto. Però il follow-up che hanno messo per me non è efficiente, perché ci danno una marea di visite e ci mettono dentro questo sistema del CUP che è come un labirinto, non ne esci. Non ne esci anche perché noi non possiamo perdere il lavoro. Dobbiamo prendere sempre una giornata di permesso. Io ancora ho ancora difficoltà ad andare a prendere appuntamento al CUP e ne devo fare tanti. Ho appena trovato lavoro, non posso riperderlo. Cioè noi dobbiamo essere inseriti in un percorso di day hospital. Non possono trattarci come pazienti normali che ti fanno la visita e ti dicono vatti a fare questo, poi ritorni quando c'hai tutto quanto. No, è impossibile. La paura mia è fra mesi, anni, cosa può scatenare tutto questo scombussolamento immunitario che abbiamo avuto, tutte queste infiammazioni, infezioni, cosa può scatenare nel tempo. Che te succede fra 10 anni, fra 5 anni, fra 3 anni, non si sa. Può succedere niente come può succedere tutto. Dunque tu non guardi più la tua vita in lontananza. Cerchi di stringere i tempi su tutto ciò che ti piace, su tutto ciò che avresti voluto fare con il tempo.